Continuiamo questa diretta con i quattro candidati. Abbiamo salutato poc'anzi la candidata dei 5 Stelle, Teresa Pitrella, e diamo inizio subito a questo secondo step. Un minuto soltanto. Chi volesse porgere delle domande ai candidati in diretta può farlo utilizzando appunto i nostri numeri che vedete in sovrimpressione per gli SMS 334-335-8592. Oppure un'email redazione@tvrxenon.it, oppure potete telefonare allo 0933 50 538. Preciso. No, preciso nel senso che col cronometro sono arrivato alle 21:35. Quindi possiamo cominciare questi tre quarti d'ora col secondo candidato a sindaco, Salvatore Canzoniere. Buonasera, grazie di essere qui con noi. Buonasera. Come stiamo intanto? Bene, benissimo. Salvatore Canzonieri non ha bisogno di presentazione, già sindaco per 10 anni della città di Gran Michele, 9 anni, 9 anni l'ultimo, 9 anni più l'ultimo, i precedenti. più precedente, una vita praticamente di 12 anni, 12 anni in tutto. Ecco, quindi voglio come dire, sindaco, sì. conosci, ci diamo del tu perché ci conosciamo da una vita, Ma no, non c'è noi problema. possiamo farlo. Salvatore Canzonieri, sindaco per diversi anni, quindi conosce Gran Michele nelle viscere, voglio dire, no? Anche Ma non perché, esageriamo. vabbè, voglio dire, 12 anni di sindacatura, voglio Abbastanza, dire, nelle abbastanza, viscere, sì. devo dire che probabilmente qualche fognatura l'avrà fatto, diciamo, l'avrà Sì, fatto. Quindi nelle viscere ci sei sceso, sicuramente, specialmente nei diciamo. quartieri nuovi. Ecco, perfetto. Stasera in compagnia del suo indicato assessore Pietro Palermo. Buonasera, grazie di essere qui con noi, che tra l'altro è candidato anche al Consiglio Comunale. Buonasera. Ma stasera è qui a supporto, qualora ce ne fosse necessità e lo ravvisasse il candidato sindaco Salvatore Canzonieri, per intervenire su tematiche che lo stesso riterrà opportuno. Ecco, sono arrivate anche diverse domande. Io comincerei subito, ecco, con quale spirito, ormai siamo alla fine della campagna elettorale, si è vissuta questa campagna elettorale, quali sono i momenti più belli e forse se abbiamo trovato dopo questa lunga assenza, questa parentesi lunga 10 anni, diciamo, come ha trovato la Gran Michele, la città di Gran Io Michele. sì, Sono infatti tre quarti d'ora, eh? lo spirito del mio ritorno in campo è lo spirito della ricostruzione. L'ho detto tante volte questa parola, accompagnata dalla messa tra parentesi di un brutto periodo per la nostra città che l'ha vista continuamente andare indietro, degradare praticamente rispetto a tutti i passi avanti che si erano fatti nel passato. Questo è lo spirito con cui sto riprendendo. Lo spirito quindi di ricominciare a occuparmi dell'amministrazione della città, partendo dall'esperienza fatta, ma pensando a tutte le cose nuove che nel frattempo sono avvenute e pensando anche agli strumenti legislativi, a tutto quello che c'è in campo in questo momento nella riorganizzazione anche in Sicilia. Dal punto di vista istituzionale, delle forme anche istituzionali sovraccomunali, eccetera, eccetera. Quindi si tratta di un ritorno in campo che appunto parta dall'esperienza, ma guarda avanti, guarda a quello che si può costruire, che si può mettere in campo per riprendere decisamente e con forza la via dello sviluppo, la via della crescita per una città che ha conosciuto sicuramente tempi migliori. Io vado subito a tamburo battente, Sì, andiamo subito con sì, sì. le battute. 12 anni e ancora non si è stufato, dice testualmente un telespettatore. Non sarebbe ora di lasciare spazio a chi non c'è mai stato nella poltrona di sindaco, largo e giovane? Largo ai giovani, lo dico anch'io, infatti io sto lavorando per far crescere i giovani, per aiutare anche come dire, la preparazione di un ricambio. Che ovviamente avverrà sicuramente dopo di me, non c'è dubbio che è così, contribuendo con la mia esperienza a far crescere questo ricambio. Ma ecco, in un momento come questo non è solo una mia scelta quella di tornare in campo, ma deriva da una richiesta di cittadini, di tanti cittadini, di forze organizzate, di quelli che
che mi sostengono ovviamente, delle forze, delle formazioni che fanno parte della formazione civica che mi sostiene. Cioè, io non sono in campo perché io di mia iniziativa ho deciso di scendere in campo, ma perché mi è stato richiesto di scendere in campo, perché si è ritenuto che fossi la persona giusta in questo momento. Non è un giudizio che do io, ma è un giudizio che danno una serie di forze che sono con me, una serie di cittadini. È una cosa che a me è arrivata, della quale cosa sono da un lato grato per il riconoscimento della mia esperienza, della mia qualità, delle mie qualità, ma nello stesso tempo capisco che si tratta di un peso non indifferente assumere oggi le nuove responsabilità che mi vengono chieste. Una delle domande più ricorrenti in quelle che sono arrivate è che avete le liste, la candidatura di Salvatore Canzoniere è supportata da 4 liste, no? Sì. Quindi sono 80 sì. consigli, che avete riempito le liste di molti giovani, ma una delle accuse che viene fatta è che date poco spazio e non li fate mai parlare questi giovani. Non è vero. Io lo smentisco chiaramente, perché c'è stata una serata, anzi, infatti la battuta era: non vi sembra sbagliato illudere i giovani solo per completare le vostre liste? Ma non è vero, non assolutamente. È vero, non è assolutamente così. Noi abbiamo fatto dei comizi in piazza, abbiamo fatto anche dei convegni in locali più ristretti, diciamo, in cui si sono fatti esprimere queste competenze, queste conoscenze, queste aspirazioni, questo modo di vedere, il modo di pensare, il senso della loro presenza in queste nostre liste. No, tutto questo non è vero, perché noi siamo state forse la coalizione che più di tutti ha fatto parlare i giovani, ha fatto esprimere i giovani pubblicamente, anzi qualcosa me l'hanno rimproverato qualcuno dicendomi: ma non fate riparlare tutti, perché insomma ci sono ragazzi che non sanno esattamente quello che devono dire. Io penso che lo sappiano tutti, che tutti i nostri ragazzi siano preparati, siano bravi, conoscono bene tanti argomenti, conoscono bene molte materie, che sicuramente formeranno una forza che reggerà dopo, continuerà a esistere dopo questa esperienza elettorale, perché in questa esperienza elettorale appunto sta maturando questa coesione tra i ragazzi, tra tutti noi, che alla fine ci aiuterà secondo me nel percorso amministrativo che intraprenderemo. Io vado speditamente, perché posso agganciarmi a questa cosa? Se lo ritiene il sindaco, sì, certo. Sì, con piacere. Sabato scorso alle Ancelle Riparatrici c'è stato proprio un convegno, i giovani per Canzoniere, e ci sono stati diversi interventi di tutti i giovani, che ognuno ha fatto un intervento su un tema specifico: ambiente, bene culturale, sport, piano regolatore, edilizia. Basta visitare Facebook che ci sono i video degli interventi. Quindi noi non abbiamo utilizzato giovani per riempire le liste, noi stiamo facendo un laboratorio politico che coinvolga l'esperienza di Salvatore Canzoniere per il futuro, per questi giovani. Andiamo avanti con le domande, che sono parecchie per il candidato sindaco Canzoniere. Cosa intende fare la futura amministrazione? Glielo auguriamo che possa coronare questo desiderio, per agevolare il pagamento della tassa sui rifiuti per i fabbricati all'esterno del centro abitato, nonché i fabbricati agricoli. E noi stiamo studiando e approfondiremo questi aspetti, la riforma del regolamento dei rifiuti nella nostra città. Quindi pensiamo di rendere il più aderente possibile questo regolamento alla reale quantità di rifiuti prodotti, alle reali condizioni con cui questi rifiuti vengono prodotti, eccetera. Cioè, pensiamo di non calare il solito regolamento che fa riferimento soltanto alla legge sui rifiuti, ma di pensare di introdurre elementi di riforma in questo regolamento, che ci consentano di abbassare la tassa sui rifiuti e che ci consentono anche di far risparmiare i cittadini, perché è abbastanza pesante in questo momento questa tassa. Dopodiché pensiamo anche di intraprendere un lavoro più complesso nell'ambito del territorio, della zona,
per gestire in maniera diversa anche tutto ciò che riguarda i rifiuti, le raccolte differenziate, le forme consorziate con cui dovremo rispondere a questa raccolta dei rifiuti, il modo che cosa ci sarà dopo l'ATO che ormai è stato sciolto e che c'è la SRR e si va verso un'altra forma appunto di gestione, eccetera. Sì, tutto questo lo dovremmo rimettere in discussione, perché abbiamo lavorato, personalmente ho lavorato molto su questo campo, per costruire condizioni che portassero la raccolta dei rifiuti ad essere una cosa produttiva, e sino a questo momento ancora non ci siamo arrivati. Questo bisognerà pensarci a farlo diventare. Posso aggiungere, sì, all'intervento di Salvatore, questo tema che i cittadini, questa domanda che i cittadini stanno ponendo è vera, perché l'amministrazione uscente ha mandato cartelli, avvisi di pagamento anche su fabbricati che non producono rifiuti. C'è una circolare del Ministero chiara che dice che se il fabbricato non produce rifiuti non deve essere tassato. Quindi noi su queste questioni saremo attenti, tant'è che noi in Consiglio Comunale già abbiamo fatto delle battaglie, che abbiamo riottenuto l'abbattimento della tassa per i fabbricati distanti a 500 metri dai cassonetti, dopo battaglie fatte in Consiglio Comunale. Quindi su questa questione invito i nostri concittadini a votarci, che saremo abbastanza sensibili a questa tematica. Che tra l'altro facevano riferimento a un regolamento che noi stessi avevamo fatto, certo, nella passata amministrazione. Un'altra domanda: come intende rilanciare il comparto edilizio a Gran Michele? Il comparto edilizio è a terra in questo momento, ed è un grande problema. Noi intendiamo intanto apportare le modifiche, le varianti più immediate che si possono approvare immediatamente senza troppa fatica all'attuale piano regolatore generale, per consentire intanto la costruzione nelle zone agricole, per esempio, dove c'è un limite che poteva essere eliminato già in partenza, ma che non è stato fatto, che stabilisce il lotto minimo di 4.400 metri. Questa è la prima cosa che toglieremo di mezzo, perché libererebbe, secondo noi, tutta una serie di richieste e di volontà da parte dei cittadini di realizzare, di iniziare a costruire, quindi di investire in queste cose. Poi c'è il problema del piano regolatore nel suo complesso, che deve essere rivisto, perché è stato duramente danneggiato dal passato governo regionale, nel momento in cui approvano un decreto che sostanzialmente taglia tutta la programmazione del piano regolatore completamente a tappeto. Ed è un decreto contraddittorio, tra l'altro, perché interviene anche sui piani di recupero che erano stati approvati con altri decreti specifici uno per uno, e quindi questi praticamente travolgono i piani di recupero e li fanno diventare zona agricola, quindi togliendo anche quella possibilità di edificazione che nei piani di recupero c'era, con la normativa che per ogni piano singolarmente era stata prevista, trasformandoli in zona agricola, e quindi obbligandoci poi a rivedere tutte queste cose. Queste sono cose che noi affronteremo al più presto possibile, così come affronteremo l'altro problema della zona artigianale, che ovviamente va rivisto e va snellito come procedure per arrivare subito all'ottenimento da parte di artigiani che ne hanno bisogno e che ne fanno richiesta dei lotti per potersi edificare l'insediamento produttivo. Allora, un'altra domanda che si pone, che ci pone Nick Medea, quello di prima, più volte nei vostri comizi, nei suoi comizi, a Canzoniere rivolto, i suoi compagni di partito hanno accusato l'amministrazione attuale denigrandola, sarebbe quella passata compagnola, diciamo, no? Però proprio all'interno delle varie liste troviamo gente che fa parte dell'amministrazione uscente. Come spiega questa contraddizione? È come se vi accusaste tra di voi, o sbaglio? Ma veramente è successo il contrario, cioè hanno denigrato la coalizione di questa strana alleanza PD MPA, che poi si sono, come dire, camuffati con liste civiche, non hanno presentato i simboli dei rispettivi
dei rispettivi partiti. È stata questa coalizione che ha iniziato la campagna elettorale sparando queste cose in piazza nei confronti della nostra coalizione, cioè dicendo che noi avevamo candidato la zavorra, che loro avevano cacciato via. Niente di più falso, perché quelli che si sono candidati con noi, sono tutti uomini che sono andati via, ma non ora, anni addietro dalla coalizione, dall'MPA prima e poi dalla coalizione che ha sorretto la passata amministrazione. Quindi non si tratta di questo, si tratta di gente che ha fatto una scelta politica, che ha deciso di lavorare per altro, ha deciso di lavorare contro di loro, ha deciso di lavorare per la città. E perché dovevamo chiudere le porte a queste persone? Non si tratta, io ho detto pubblicamente un'altra cosa, non si tratta di gente inquisita. L'ho posto in termini interrogativi, dico, c'è qualche inquisito tra di voi? Perché gente che parla di zavorra, nel momento in cui il proprio esponente massimo, sappiamo tutti che è inquisito per reati di mafia e un reato che riguarda il voto di scambio aggravato, dico, non hanno nessuna legittimità di parlare in questi termini. Per me arriva un'altra domanda per il candidato sindaco Canzonieri. Le chiedo, visto che vuole portare il turismo a Gran Michele, ne abbiamo parlato forse altre volte, nei comizi ne avete parlato, e su questo condivido, non ci sono solo gli articolisti per far fare i ciceroni ai turisti. Non parlo per me, visto che io faccio tutt'altro lavoro e non mi interessa fare la guida turistica. Parlo dei tanti giovani disoccupati che ci sono a Gran Michele e che potrebbero benissimo svolgere tale mansione. Non sono solo gli articolisti di cui ci dobbiamo occupare, visto che molto spesso ce li ritroviamo negli uffici in numero superiore e a volte anche molto incompetenti. La ringrazio e mi scuso per lo sfogo, ma non se ne può più a Gran Michele. Buona trasmissione. Aggiungo che sono arrivati diversi SMS che chiedono invece lo stato dell'arte, cosa fare degli articolisti, che questo è un problema che accomuna un po' tutti. Questo dei precari è un problema che ha il comune di Gran Michele, ma che è un problema regionale, è un problema generale. Tu sai benissimo che il presidente Crocetta ha avviato un'iniziativa verso il governo nazionale per trovare una soluzione di carattere nazionale a questo problema, cioè per avere la possibilità di stabilizzare questi articolisti e chiudere una vicenda che è cominciata più di 20 anni fa e che ovviamente ha portato queste persone ad avere una vita assolutamente incerta, assolutamente così invivibile, perché ogni volta sono stati sul punto di dover lasciare il posto di lavoro e poi sono stati prorogati con provvedimenti sempre provvisori, limitati nel tempo, eccetera eccetera. Ecco, la stabilizzazione sarebbe una cosa giusta. Ciò però ci pone il problema della competenza, della professionalità di queste persone. Questo per alcuni versi è avvenuto all'interno dell'amministrazione di Gran Michele. Abbiamo molti articolisti che sono bravi, che conoscono bene le materie che sono state loro affidate e che quindi svolgono benissimo il loro lavoro. Forse qualche articolista ancora da professionalizzare, da formare meglio nei compiti che gli sono o che gli saranno affidati, c'è, ma questo è un problema che dobbiamo superare, lo dobbiamo superare in avanti. Certo, guardando ai problemi dei disoccupati che sono all'esterno sicuramente, ma il problema degli articolisti è comunque un problema che va risolto e che va definito una volta per tutte. Continuano ad arrivare le domande per il candidato Canzonieri, vuol dire che tira, diciamo, voglio dire. Per Canzonieri, ha più di 20 anni che ci prendete in giro dicendo che avreste fatto la strada e la contrada Santuzza. Diventate impraticabili, Santuzza. Vorremmo una risposta. È firmato anche. Scusate, ma io Santuzza. Sì, Santuzza, ma io dico scusate a questi signori, a chi ha fatto questo messaggio. Io perché, non dico il nome perché abbiamo detto perché su Santuzza, io l'ultimo intervento che è stato fatto su Santuzza l'ho fatto io.
ed è un intervento che ha pavimentato alcune strade della contrada Santuzza. Io poi ho finito 10 anni fa di fare il sindaco di questa città, non sono 20 anni che prendo in giro qualcuno, non è vero. Non si è continuato quell'intervento, l'amministrazione uscente non ha fatto un metro quadrato di ulteriore pavimentazione stradale in quell'area del quartiere Santuzza, ma per quello che mi riguarda, io la gran parte del quartiere, la parte più ampia, diciamo, del quartiere l'ho sistemata e ho lasciato questa situazione. Perché in 10 anni non si è fatto niente a Santuzza? Questa è la domanda che faccio io. Perché evidentemente si è dimenticato. Aggiungo, sono rimaste 2 strade finali e questi sono nel nostro programma di urbanizzare, certo, con la fognatura e la pavimentazione. State sicuri che riprenderemo il quartiere Santuzza, perché dopo 10 anni non è stato fatto un metro quadrato di strada. Su questo contateci. Quindi anche le fognature? Certo. Quindi avevo ragione io, che conosce nelle viscere anche. Certo. Abbiamo fatto strade e fognature. Certo. Allora, caro Salvatore, sarà qualcuno che vi conosce, pensi di ripristinare la distrutta simmetria della piazza decorandola come merita? Sì, questo è un problema, l'ho già detto l'altra sera quando ci siamo incontrati in un'altra trasmissione. Io penso che la piazza va ripresa appunto guardando alle aspirazioni dei cittadini, intanto vedendo tutta la problematica, certo tenendo conto di tutte le esperienze che abbiamo fatto sulla piazza, e penso a interventi che non siano interventi pesanti o costosi. Cioè non si può a questo punto pensare di rifare la piazza interamente, questo non è nelle mie intenzioni, però si può sistemare la viabilità, si può sistemare meglio tutta la situazione della piazza, si può migliorare decisamente la piazza in quanto a fruibilità, in quanto alla concezione che i cittadini hanno della piazza, che è stato sempre il centro motore della città, sia dal punto di vista delle attività sociali, che dal punto di vista dell'attività culturale, che dal punto di vista delle attività economiche, eccetera. La piazza deve tornare ad essere vissuta dai cittadini di Gran Michele come è stata sempre. Questo è quello che penso. Bisogna restituire la piazza e i cittadini la debbono sentire propria. Apriremo un grande dibattito su questo nella città e penso che arriveremo alla soluzione migliore, perché ci aiuteranno i cittadini a scegliere la via migliore per sistemare bene questa piazza. Oltre a questo voglio dire che va completato il progetto iniziale del concorso, cioè quello della costruzione del museo nell'area vuota della piazza, perché era messo nel concorso. Su questa cosa nessuno più, certo, ha fatto un'iniziativa, un passo avanti, una cosa che portasse a realizzare questo progetto, che penso che questa nostra amministrazione farà in modo che venga realizzato. Qui c'è un messaggio un po' cattivello, vorrei chiedere al futuro sindaco, già ti dà comunque sindaco, no? Canzonieri, al futuro sindaco, se continuerà a non far pagare i servizi idrici agli amici. Questa è una voce che ho sentito, pare che... Questo è un punto di vista sinceramente un po' strano. No, dico io, traduco io la cosa perché l'ho sentita un po' in giro. No, è un punto di vista un po' strano. Pare che negli ultimi tempi della tua sindacatura, la gente che mostrava difficoltà a pagare l'acqua, tu appunto dicevi, vabbè, non pagatela. Ecco. Non è vero. Io per fare clientelismo. La smentisco assolutamente, proprio non esiste questa cosa. Io invece penso un'altra cosa. Cioè che l'acqua noi è un problema comunque, Gran Michele. L'abbiamo parlato prima anche. È un problema. È potabile, non è potabile, le fontane. In questo momento stanno dando acqua che non si capisce che cosa. Voglio dire. Quindi, guarda, vabbè, quindi guarda, le tasse vanno pagate, diciamo. Anche certo gli amici vanno pagate, ma va razionalizzato il servizio. Ma perché l'acqua va data erogata potabile. Certo, l'acqua va erogata potabile. Allora, io ho subito. Quindi la domanda era perniciosa o cattiva? No, vabbè, non è cattiva, non è perniciosa, però non è però vero, serve non, fare è basata, dai, non serve. È basata su dati reali, è basata su così, su dicerie, su supposizioni, ma insomma non è vero questa cosa. Io non ho detto agli amici di non pagare l'acqua, mai. Il problema dell'acqua invece è quello di riportarla alla gestione pubblica e quindi di caricarci noi tutta la responsabilità che riguarda questa gestione, perché in questo momento nei rubinetti dei cittadini non si capisce cosa sta arrivando.
è acqua sporca, è acqua, fatta, è acqua che non ha la giusta proporzione di sali o di altre cose, no? Cioè è un'acqua non potabile, su questo non ci sono dubbi. Questa è un'affermazione pesante. Però non se ne parla. Però, eh? A me avrebbero... Questa è un'affermazione pesante anche per l'ordine pubblico. Voglio dire. A me hanno fatto il linciaggio pubblico in un momento in cui l'acqua non era potabile per ragione proprio della qualità di quest'acqua. Cioè in un momento della mia amministrazione capitò questa cosa. No? Io allora informai tutta la popolazione con un'ordinanza dicendo guardate in questo momento l'acqua non si può bere perché non è potabile. Dopodiché abbiamo fatto subito, velocemente, tutte le cose che servivano per ritornare a renderla potabile. Ma io poi ho anche costruito un impianto di desolfatazione dell'acqua, perché sono i solfati il problema della potabilità dell'acqua di Gran Michele. E questo impianto è praticamente fermo, non funziona. E questo è un fatto grave. Io ho speso, l'amministrazione comunale aveva ottenuto un bel finanziamento per realizzare quest'opera. E così tante altre cose. Poi il punto nodale di quest'acqua è quello di riportarla nelle mani del comune. Il servizio deve essere svolto dal comune, deve essere tolta di mezzo la gestione alla SIE, che è la società idrica etnea, che purtroppo anche a Caltagirone è entrata poi in maniera contraddittoria per la verità. Rispetto alle posizioni che l'amministrazione comunale di Caltagirone aveva espresso tempo prima e che è una cosa incontrollabile perché la SIE ora sta mandando bollette, sta mandando cose, non si capisce come funziona, quali sono gli strumenti di misurazione anche che adopera, cambiano i contatori di testa propria, come mi dicono i cittadini, e non si capisce come formano le tariffe, tutte queste cose. Noi dobbiamo rimetterle in discussione queste cose, e quindi una delle prime cose che faremo sarà proprio questa. Ah, posso aggiungere una cosa velocissimamente perché ci sono tante domande, perché in riferimento a quella polemica che il manifesto acqua avvelenata e bollette salate, chi faceva opposizione all'epoca all'amministrazione canzoniere raccolse le firme per non pagare l'acqua. Forse questo cittadino si riferiva a quei signori che fecero della campagna elettorale un cavallo di battaglia per non pagare l'acqua, e poi quando andarono al governo mandarono le bollette col 40% di mora. Questo si tratta. Andiamo avanti. Un'altra domanda per il sindaco canzoniere: cosa farà per gli artigiani? Io vi ringrazio che firmate, però i nomi li ometto perché tutti, però grazie perché è un segno di civiltà e quindi anche di... va bene così. Per gli artigiani noi abbiamo sempre lavorato per gli artigiani, insomma tutto quello che è possibile fare per gli artigiani ovviamente, e noi abbiamo lavorato anche in termini di lavoro per gli artigiani. Le commesse artigianali ai tempi quando c'era l'amministrazione canzoniere erano all'ordine del giorno, noi lavoravamo per fare i coptimi fiduciari che fossero assegnati a imprese artigianali, gli stessi cantieri di lavoro per disoccupati prevedevano l'impegno di artigiani che fornivano le cose necessarie per i cantieri, cioè noi abbiamo sempre operato per garantire il lavoro agli artigiani e dovremmo accentuare questo nostro impegno perché agli artigiani venga garantito questo non lavoro. Guardiamo non solo. La domanda era cosa intende fare. Cosa intende fare? Intanto questo ampliamento della zona artigianale che ho detto prima e poi lo snellimento delle procedure per arrivare all'assegnazione del lotto artigianale. Questa è una cosa che penso che dovremmo fare subito. E poi dovremmo riuscire a costruire tutte le cose che faremo come pubblica amministrazione, dove è possibile farlo, perché non sempre è possibile. Dove è possibile farlo per suddividere il lavoro agli artigiani della nostra città. Questo vale per tutte le cose che riguardano le manutenzioni o altri lavori che della sede far lavorare tutti. Sono all'interno della cifra massima prevista per poter far lavorare gli artigiani della nostra della città di Gran Michele. Allora, andiamo ancora. Cosa intende fare il sindaco canzonieri per valorizzare l'area abbandonata attigua ai serbatoi comunali? Questo è un vecchio problema, un vecchio progetto anche. Quell'area va recuperata
E io pensavo di farci un campetto, un campo sportivo. Abbiamo già sperimentato un campetto di questo genere, ho visto che i ragazzi lo fruiscono molto ed è anche è stato un bel intervento. In un quartiere vicino abbiamo realizzato il primo campetto così polifunzionale per i ragazzi. Pensavo di fare la stessa cosa in questa, in quest'area. Ne discuteremo comunque di questa cosa, se si pensa di fare qualche altra attrezzatura pubblica sarebbe possibile. Così come penso, per esempio, che dobbiamo pensare ai bambini e quindi penso che dovremmo realizzare laddove è possibile nei quartieri delle bambinopoli, dei quartieri e delle attrezzature per consentire ai bambini di poter giocare. Un'altra sempre, ma credo che ne abbiamo parlato prima, cosa intende fare per sbloccare la zona artigianale? Ma credo che ne ha parlato prima, no? Ne ha parlato sì, prima. Appunto, questa è una cosa che vedremo, affronteremo al più presto possibile. Lei parla di strana alleanza del Partito Democratico che si presenta camuffato come lista civica, ma lei non sta facendo la stessa cosa? No, no, perché... A lui diglielo. Perché non si tratta, e noi dobbiamo tener conto anche di quello che è avvenuto storicamente in questa città, no? Il partito dell'MPA ha assunto la direzione del comune e ha assunto anche la responsabilità dell'amministrazione nel decennio che stiamo chiudendo. Questa cosa ovviamente... se qualcuno poi si allea con l'MPA, o che adesso si chiama in un altro modo, insomma l'MPA è chiuso, è fallito, non lo so esattamente come è combinato, si chiama fallito, si chiama Partito si chiama in un altro modo, Partito ma l'MPA come tale è fallito. Adesso c'è questa, c'è chi va ad allearsi con questi, in qualche modo assume le responsabilità di questi, in qualche modo avalla un modo di operare che lungo questo percorso di 10 anni abbiamo avuto nella nostra città. Io ho escluso a priori che potevo fare un'alleanza, un accordo con l'MPA, perché in questo momento il confronto che c'è in campo è proprio tra questo, tra due maniere di concepire la cosa pubblica, l'amministrazione pubblica nella nostra città. Quindi l'MPA è in antitesi rispetto a noi. Le altre forze, no? Le altre forze sono forze che stanno in campo, che hanno avuto magari qualche passaggio di alleanza con l'MPA in una determinata fase, ma che poi hanno avuto anche momenti di rottura. Io ricordo che si è votato in Consiglio Comunale sulla questione SIE, sulla abolizione del contratto con la SIE, sulla revoca del contratto con la SIE, e su questa mozione si è verificata una rottura con le altre forze, che erano con in particolare il PDL, che erano alleate dell'MPA. E questa cosa è una cosa che va valutata, è stata vagliata. Noi abbiamo aperto a queste forze, non abbiamo aperto ad altri, a queste forze, perché pensavamo che bisognava trovare una unità di intenti, una unità sui programmi, sulle cose da fare, che vedesse schierate forze consistenti della città, perché sai bene che la legge elettorale prevede questa cosa, cioè noi dobbiamo arrivare al 40% di rappresentanza della città in Consiglio Comunale per poter ottenere la maggioranza, il premio di maggioranza in Consiglio Comunale. E quindi queste cose, tutte queste cose messe insieme ci hanno portato a fare questa alleanza. Tieni conto che e nessuno storce il naso su questa cosa, nella nostra coalizione ci sono le forze di sinistra, ci sono le forze di sinistra e ci sono le forze del PDL, che si chiama destra. Vabbè, ma sono formalmente liste civiche, diciamo. Sono formalmente liste civiche, ma infatti nessun simbolo, esatto, di partito, esatto, cioè. Però come dire, si sono caratterizzate per aver fatto scelte politiche contro una politica e per un'altra politica, che è quella che pensiamo noi. Noi pensiamo a un progetto di completo cambiamento rispetto a come si è amministrata la città in questo momento. Dobbiamo andare speditamente. Che fine ha fatto la tensostruttura del Calvario? Non lo sappiamo, non so, neanche noi. No, sinceramente. Io non sapevo. È diventata una specie di magazzino. No, ah, vero, no, c'era la tensostruttura. Era magazzino, poi è stata fatta una gara per fare attività di cinema, però non sappiamo come è andata a finire. Però,
non te ne parla proprio. Guardi, tutte le strutture, strutture e impianti sportivi sono tutti allo sbando, tutte abbandonate. Questo titolo ai cittadini, non so. Un disagio. No, i cittadini lo sanno. Ci scrive un telespettatore: usate i forestali per i lavori in città. Grazie. Sì, questa cosa l'abbiamo detta, l'abbiamo pensata, forse è realizzabile. Inizieremo a trattare immediatamente questo problema se ci insedieremo come amministratore della città, perché Gran Michele ha un grande bisogno di pulizia, di scerbamento, di recupero di area verde, per esempio, tante altre cose che possiamo realizzare soltanto con i forestali, compresa l'area archeologica che è stata abbandonata ed è piena di erbacce. Allora, dobbiamo andare veloce, abbiamo 10 minuti, però ci sono tante domande. Io magari lì. Sì, vabbè, velocemente. Per il canale, cosa intende fare per rilanciare l'attività sportiva? L'attività sportiva, farei rispondere. Speditamente, Pietro. Allora, Pietro Palermo. Che è stato l'assessore allo sport. Guardi, lei si ricorda bene dello stato degli impianti sportivi? Ma io non posso intervenire. Dobbiamo rilanciare le attività sportive supportando le associazioni sportive, dotandole di impianti sportivi agibili, perché mi pare che lo stadio comunale ha qualche problema addirittura di agibilità, realizzando nuove strutture. L'altro giorno qui parlai di una pista di atletica leggera. Lei pensi che i ragazzi delle scuole medie di Gran Michele sono diventati campioni provinciali? E però non hanno una struttura dove allenarsi, dove fare atletica leggera. Quindi vedi in futuro che cosa può esserci. Finalmente dotare la città di un palazzetto, di una struttura che veramente faccia fare il salto di qualità alle associazioni che fanno basket, pallavolo, eccetera. Questa cosa in 10 anni non è stata fatta e abbiamo avuto il presidente della regione, per cui questi sono i primi interventi che faremo per rilanciare le attività sportive. Per il candidato Canzoniere, come intende gestire il servizio idrico integrato? Ne abbiamo parlato, credo, giusto? Passiamo ad altro. Quali sono le modalità con le quali il candidato Canzonieri intende rendere partecipi i cittadini della vita amministrativa del Comune? E noi abbiamo scritto nel nostro programma questa cosa. Che noi avremo degli incontri periodici con la cittadinanza, e a parte poi tutte le consulte che pensiamo di mettere in piedi per ciò che riguarda i giovani, per ciò che riguarda altre categorie, noi vogliamo aprire il dialogo con la città, perché è quello che è mancato in tutti questi anni. Cioè, c'è stata un'amministrazione chiusa e assente rispetto a un modo di concepire l'amministrazione che era quella adottata da me e che adotterò sicuramente se mi inserirò. Che è quella di essere lì tutti i giorni e tutti i momenti a sentire la città, a sentire i cittadini, eccetera. Quindi cercheremo tutte le forme e organizzeremo tutte le forme possibili, non solo per l'ascolto, ma per il confronto anche con i cittadini, per discutere delle questioni, per vedere come assieme possiamo andare avanti, perché penso che questo è quello che ci può dare la soluzione ai problemi, che ci può aiutare a trovare le soluzioni giuste nei confronti della città. Quindi l'apertura è massima in questa direzione e accettiamo tutti i suggerimenti che da parte dei cittadini verranno, anche per la forma di organizzazione. Il primo lo do io, così velocemente, senza rubare tempo. TWR Xeno, così come sempre ha fatto, ecco, ciclicamente, diciamo mensilmente, che altri giorni lo facevamo, sì, così, sì, quando c'era un sindaco che, perfetto, si sottoponeva alle domande, ecco, essere qui e rispondere alle domande con gli sms o con gli altri strumenti come stiamo facendo stasera, direttamente col sindaco. Perfetto. Questo lo proponiamo al candidato sindaco Canzoniere, ma vale anche per il candidato sindaco di 5 Stelle o anche per gli altri. Certo, diciamo. Ma noi siamo perfettamente d'accordo. Allora, un'altra domanda, cosa intende fare per i piani di recupero? Chi ne parla? C'è l'imbarazzo della scelta, chi ne parla? No, i piani di recupero vanno rimessi in moto sicuramente il più velocemente possibile. Non dipende solo da noi, ovviamente, perché queste cose dipendono dall'assessorato regionale territorio e ambiente. Però ecco, noi pensiamo di fare gli interventi più veloci possibile per sbloccare
i piani, per sbloccare i piani di recupero. Possiamo decidere di andare in variante rispetto allo strumento urbanistico e fare una normativa comune a tutti i piani di recupero eventualmente, perché questa è la problematica che ci è stata posta soprattutto dall'assessorato, e quindi speriamo che in tempi veloci, con questo tipo di intervento e con l'approvazione in variante allo strumento urbanistico, si possa andare velocemente a farli operare questi piani di recupero. Questi li do speditamente, dai, che poi lasciamo qualche minuto un po' per discorrere noi. Ecco, si chiede cosa intende fare l'amministrazione che andrà a presiedere, glielo augura il cittadino, per gli anziani e i disabili, per le politiche dell'infanzia, e basta. Ecco, infanzia, disabili e anziani. Pensiamo di progettare. Anche perché mi pare che bisogna aggiustare un po' i regolamenti per ciò che riguarda, c'è un problema in questa questione degli anziani, disabili, eccetera. L'accesso ai servizi, il livello di gratuità, diciamo, con cui si accede a questi servizi, perché fino a questo momento noi stiamo registrando che il livello è basso, il livello di reddito è di poco superiore ai 5.000 euro, mi pare, per essere esenti dal pagamento, dal concorso nel costo del servizio da parte dell'anziano o del disabile, eccetera. Noi pensiamo che invece questo vada innalzato, questo limite, e che anziani con un reddito normale, insomma, possono anche accedere a questi servizi. Siamo perché si facciano dei progetti che possono accedere a finanziamenti di carattere regionale, per esempio, o anche sovraregionale, perché appunto questi progetti sono finanziabili e possiamo rendere servizi più precisi, più adeguati, più che guardano più ai casi singoli, alle persone. Questo è un aspetto che pensiamo di curare, guardando anche alla possibilità di escludere la istituzionalizzazione dell'anziano, per esempio, che tante volte viene vista come una soluzione, che per noi invece non è giusta. È bene che i servizi siano dati all'anziano al meglio possibile e nella sua residenza. Questo è un messaggio che potrei leggere per tutti i candidati. Io lo leggo così ora, perché è arrivato ora. Cari candidati, sono un giovane gran michelese, purtroppo emigrato in Svizzera 5 anni fa. La mia domanda è sapere cosa volete fare per fermare questa emorragia di ragazzi che vanno via in cerca di un futuro, purtroppo lontano dai propri familiari, dal proprio paese. Io amo il mio paese, ma purtroppo so bene che sarà difficile ritornare e lavorare con i diritti che spettano ad un operaio. Grazie e un in bocca al lupo al Vincente. È venuta la pelle d'oca. Questo è un dramma che stiamo vivendo tutti. Io prima l'avevamo accennato, ma questa testimonianza... Questo è un dramma che stiamo vivendo tutti. L'emigrazione dei giovani dai nostri paesi, questo guardare a una città che rischia di morire, rischia di perdere proprio la linfa fondamentale al suo interno, questo è un problema che veramente ci affligge. Io penso che la soluzione sia nel complesso delle cose che metteremo in campo. Noi dobbiamo pensare a uno sviluppo diverso di questa nostra città, perché gli aspetti che per esempio non sono stati detti sono quelli di pensare a tutto quello che l'amministrazione può fare per aiutare le categorie produttive, che può fare per aiutare categorie come quella artigianale e soprattutto l'agricoltura, quello che possiamo fare per migliorare le condizioni di produzione dei nostri, ma soprattutto anche le condizioni di commercializzazione dei nostri produttori agricoli. Cioè, cosa possiamo mettere a disposizione loro? Ecco, dovremmo anche adeguarci dal punto di vista degli uffici per rendere servizi alle imprese, alle imprese agricole, alle imprese produttive, che facciano crescere la possibilità di guadagno di queste imprese da un lato, e quindi assicurare occupazione, e poi dall'altro lato la possibilità di sviluppo turistico, che non è assolutamente una cosa secondaria. Noi abbiamo delle condizioni che ci possano consentire di crescere in questa direzione, e le tenderemo tutte.
Quindi, come si dice, io penso a uno sviluppo armonioso di questa società, di tutte le sue possibilità e potenzialità di crescita. In questo ambito, nell'ambito di questo sviluppo, penso e spero che i giovani trovino la loro collocazione, trovino il posto dove poter lavorare e dove poter dare il loro contributo anche alla crescita della città. Abbiamo 2 minuti, è arrivata una provocazione, io la leggo così, carina. Beh, una provocazione, Pietro, non ti allarmare. È ipotizzabile formare un'unica città Gran Michele Caltagirone? È una provocazione. Forse una in futuro, provocazione, sì. In futuro probabilmente, con i tagli futuro, che ci saranno. Con i consorzi dei ma non è cosa di queste generazioni. Però ci possiamo consorziare. Certo, sì, consorziare perché pare e quindi che la legge guardiamo a questa possibilità. Di crescere tutti insieme. Poi per il resto non sono in condizione di rispondere altro. Beh, certo, perché la legge non consentono altro. Diciamo. E io credo che sia giusto mantenere fino a quando è possibile le proprie caratteristiche, identità. Le proprie identità che sono culturali, tradizioni, del DNA. Diciamo. Un complesso di cose. Sì. Voglio dire, un complesso di cose. Bene, manco un minuto soltanto, non ho nient'altro da aggiungere se non un appello finale. Se vuoi farlo, Totò. L'appello finale. Minuto abbiamo, eh? L'appello finale è questo. Noi siamo qui, abbiamo proposto alla città questo progetto politico che ho detto, ci sono forze che rappresentano la città con noi per fare questa svolta decisiva per Gran Michele. L'alternativa che i cittadini hanno in questo momento è quello di scegliere o la continuità del passato, comunque mascherata, liste civiche, sindaco nuovo, la facciata nuova e tutto quello che vogliamo noi, o cambiare decisamente e guardare a noi come il soggetto che in questo momento può assicurare questo cambiamento. Un secondo soltanto, è arrivato uno in extremis. Buonasera signor canzoniere, ma il cimitero di Gran Michele come mai si chiude sempre per la disinfestazione ed è sempre sporco? Punti interrogativi, rispondete per favore. Vabbè. Io posso rispondere che è sporco lo puliremo, no, questo cimitero e faremo una manutenzione più attenta anche. Avremo una cura più attenta di questo cimitero che in effetti ha ragione, è stato abbandonato, è pieno di erbacce e in una condizione di manutenzione negativa in questo momento e lavoreremo per fare un ulteriore ampliamento e i loculi ci sono, sì, erano progetti della vecchia amministrazione tempo scaduto. Beh, grazie al candidato sindaco Salvatore Canzonieri, candidato e supportato da 4 liste civiche. Sì. 4 liste civiche sono quindi 80 consiglieri candidati al consiglio comunale per conquistare almeno potenzialmente i 20 posti di consigliere comunale. Grazie all'assessore designato, nonché grazie. Anche candidato al consiglio, ma questo non c'entra niente, Pietro o Palermo. Siamo arrivati puntualissimi come non mai. Grazie, in bocca al lupo. La promessa lunedì sera alle 21 a commentare qui, possiamo tirartela questa. In un modo o nell'altro, che si vinca o si perda, a commentare il voto. Sì, sicuramente. Sicuro? Sì, ce la possiamo dare, sicuramente. Vabbè. Grazie, in bocca al lupo, ci vediamo dopo. Certo. Pausa pubblicitaria, prima della pausa pubblicitaria, quindi mandate ancora ora, subito dopo, il prossimo step sarà col candidato sindaco Luisa Di Geronimo. I nostri strumenti sono gli sms col cellulare che vedete in sovrimpressione dietro le mie spalle, 334-335-8592, oppure per email redazione@tvrxenon.it, oppure telefonicamente per i meno adusi a queste diavolerie 0933-50538. Per quanto riguarda, è arrivato un messaggio che attiene un problema che c'è di mezzo la magistratura. Ecco, non è il caso in questo momento, anche perché su problemi di magistratura è giusto che la giustizia faccia il suo corso, ma non può assolutissimamente questo, proprio perché è in corso un'indagine, essere o inficiare una campagna elettorale. Pausa pubblicitaria, ci vediamo subito dopo.